Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon lunedì a tutti, oggi è lunedì 25 marzo, buona settimana a tutti quanti, ripartiamo con la nuova settimana di programmazione di Good Morning Milano, lo facciamo quest'oggi con una graditissima ospite, eccola qui di fianco a me, già la vedete, Antonia Monopoli, buongiorno Antonia, Buongiorno. nel sottopancia mi hai fatto mettere peer educator, allora io subito lascio subito la parola a te per spiegarci bene che cos'è un peer educator. Peer educator in quanto trans, in quanto ex prostituta. Aver vissuto delle esperienze facilita, come dire, la conversazione con una mia pari o un mio pari. Ok, quindi siamo, insomma, se ho capito bene, siamo in una dimensione appunto di aiuto, di ascolto, di dialogo con altre ragazze trans, appunto, che possono aver avuto o hanno appunto, passano le esperienze Esperienze di che tu hai già prostituzione, di appunto trans. avuto, e quindi grazie a questo tuo, diciamo, esserci già stato, e poi anche a tanti, tantissimi anni di attivismo e tante anche, so, ore di studio e di lavoro sul campo, appunto cerchi di aiutare, trovare le soluzioni, indirizzare, insomma, tanti appunto poi i luoghi e le modalità in cui fai questo. Oggi quindi appunto parliamo di transessualità, lo facciamo con te Antonia che insomma sei un attivista da tantissimi anni oramai. Esattamente dal 2002. Come si fa a definire l'inizio della data di attivismo? Come tu dici appunto esattamente al 2002, perché nel 2002 hai fatto che 2002 ho cosa? iniziato ad avvicinarmi all'associazionismo trans. Ah, ok. Mi ricordo all'epoca l'Arcitrans, all'interno c'era la presidente Deborah Lambiot, che era presidente e presidentessa anche di Arcigay. Questa trans Italo Berga, un armadione, di cui io mi ero attinto perché avevo anche bisogno all'epoca, e proprio perché avevo bisogno, lei mi ha aiutato. A mia volta mi sono detta: perché no? Tutto quello che è stato, quello che è mancato a me, vorrei darlo alle persone come me, ma anche alle persone che hanno bisogno. E quindi ovviamente mi sono formato, ho fatto una formazione di counseling all'interno di Arcigay, ho fatto una formazione di educatrice alla pari nel 2005, ho cercato di, come dire, creare il ruolo che oggi, svolgo. Ricopri appunto, insomma, sembra che insomma, la comunità LGBT, poi adesso insomma, si va verso QI, cioè diventa sempre una Cuglia. QIA più, ho visto anche ultimamente, cioè se manca un quanto basta alla fine, ormai insomma, ma perché giustamente insomma il mondo si evolve, le conoscenze anche si evolvono, il dialogo si evolve, si capisce che insomma fermarsi sempre solo alle prime etichette è complicato. Però è vero che insomma dentro questo grande mondo che è questa comunità, insomma la T spesso e volentieri è sempre rimasta un po' in disparte oppure nascosta, oppure insomma non era la primissima che si portava avanti quando si andava a richiedere certi tipi di diritti. Però insomma ultimamente so che invece sono avuto grazie a tanti luoghi che tu frequenti o comunque associazioni che frequenti, insomma, si sta cercando di fare qualcosa. Sì, quello che manca sui vari territori, cioè, territori regionali, ma anche territorio nazionale, sono dei servizi, sono dei consultori ad hoc per le persone trans. Manca la mutuabilità della terapia ormonale. Nell'ultimo periodo l'AIFA, che sarebbe appunto l'azienda del farmaco, sta togliendo dal commercio parecchi ormoni di testosterone, di Ok, mascolinizzazione. allora ti voglio solo un po' l'avvocato del diavolo, così tu risponderai e mi dirai perché invece non è giusto che sia così. Mi viene da dire, però, in fondo, se uno vuole decidere di diventare uno, nasce maschio, decide di diventare femmina, che siano fatti loro, il farmaco se lo deve pagare, non devo darglielo io stato. Cosa rispondi a questo? Ovviamente non è la mia personale opinione, faccio ovviamente Cioè, l'altare. una riflessione provocatoria. Sì, nel senso appunto, cioè ci mancherebbe. No, nel senso che comunque, come dire, anche noi abbiamo dei diritti. Ovvio che comunque, cioè,
Abbiamo bisogno, per noi la terapia ormonale sostitutiva è un salvavita, quindi proprio a maggior ragione per raggiungere un equilibrio psicofisico necessitiamo di terapia ormonale, quindi anche un endocrinologo che ci monitora il dosaggio ormonale, anche un sostegno psicologico per... come dire, qualora si ha bisogno, magari quando si attraversa dei momenti o dei periodi di stress, forte stress, si ha bisogno di un sostegno psicologico, oppure che ne so, far sì che la persona trans elimina alcune fragilità, quindi abbiamo diritto di servizi, di consultori, Ecco, infatti, un'altra domanda che ti volevo fare, appunto, anche questa, diciamo, semi-provocatoria, perché tu dici appunto degli spazi però apposta per i trans? Cioè, una trans non può andare, ad esempio, in un consultorio tranquillamente dove si possa parlare, ad esempio, di altri tipi di... qualsiasi consultorio che esista, nel senso, perché no? Ma perché no? Sì, certo, per carità, la questione è che, come dire, tu dici magari attingere dalle risorse che ci sono, no? So che Sì. spesso parli anche di spazi protetti, dici, cioè degli spazi in cui la persona trans si senta comunque in un luogo protetto, in un luogo in cui possa davvero esprimere tutto quello che ha dentro. È perché negli altri posti non si riesce a esprimere tutto questo, cioè se c'è difficoltà. Ti faccio un esempio, io lavoro all'interno dello sportello trans di Ala Milano Onlus, organizzo 2 volte al mese dei gruppi di automutuo aiuto che cioè, prevalentemente partecipano persone trans. Nell'ultimo periodo, negli ultimi 3-4 anni, abbiamo aperto l'accesso anche agli affetti perché pensiamo che gli affetti hanno bisogno anche loro di strumenti per accompagnare il proprio figlio, la propria sorella, o la propria madre o padre trans, che comunque c'è anche la transgenitorialità. Però, come dire, principalmente l'accesso è prioritario per le persone trans e quindi, come dire, questi spazi, questi luoghi protetti in cui una persona trans si può aprire, si può confrontare, può condividere ogni esperienza, ogni momento della sua vita. Noi parliamo di tutto, parliamo di sesso, parliamo di affetto, parliamo di politica, parliamo di che ci riguarda, parliamo di argomenti che ci riguardano. Quindi, cioè, creare degli spazi per noi è, come dire, facilitare la comunicazione tra noi, che serve, certo. Anche appunto questo è molto importante, Antonio. Grazie mille per aver parlato appunto di comunicazione. Cioè, spesso volentieri mi sembra che intorno al tema trans manchi la comunicazione corretta, spesso volentieri, nel senso che quel poco che passa, spesso volentieri è oh, la storia. A volte dico anche le good news, no? Spesso volentieri poi fanno più danni che altro volte. Perché passa magari appunto la storia bella, che però rimane appunto quella. Non è una cosa che viene poi messa a sistema. Quanto invece è importante che la comunità, che le ragazze trans, che i ragazzi trans si trovino a parlare tra di loro? È molto importante, specialmente nel periodo iniziale della transizione con terapia ormonale, essere a contatto con la realtà, con il proprio pari e confrontarsi, potersi confrontare ogni proprio minimo cambiamento o evoluzione che manifesta il proprio corpo, la propria mente. Ecco, su questo appunto ricordiamo bene cosa significa trans, nel senso che non stiamo parlando appunto che ormai nell'immaginario collettivo trans è un uomo che diventa una donna, non è così. È No, molto riduttivo come definizione, no? assolutamente. È una persona che non si riconosce nel proprio genere biologico e si sente, si percepisce il genere opposto e cerca di fare una transizione con terapia ormonale, con interventi chirurgici per avvicinarsi al genere percepito.
E ricordiamo che questo nulla c'entra con poi i gusti sessuali di una persona. E Assolutamente, diciamo che. so che qui già qualche ascoltatore sta andando un po' però in flip, cioè il cervello comincia a andargli un po' in frittura. Cerchiamo di spiegare bene cosa significa, appunto. L'identità di genere scende l'orientamento sessuale. Un conto è chi mi piace, un conto è chi mi sento, cosa mi sento. Io dall'età di 7 anni mi sono sempre sentita una femmina e, come dire, negli anni mi sono avvicinata al mio genere che io ho percepito sempre. Oggi sono ormai 25 anni che sono in transizione, è iniziata dall'età di 22 anni, ne ho 47 anni, però scende dal mio orientamento sessuale. Io potrei essere anche una pansessuale. Questa è nuova, pansessuale Tutti i generi e i sessi. insieme. Sì, nel senso che a me piace la persona, piace, al di là Peccato non appunto avere qui quelli di che Verona che tra le fanno gambe. gambe. Mi piacerebbe venire qua davanti solo a vedere le facce. Mi sarebbe molto interessato vedere come Al di là, reagiscono. cioè, a me mi interessa la persona, cioè il cervello della persona, Ecco, che può brava, ottimo, essere. hai detto la cosa giusta, perché questo fa notare come tutti quelli che parlano di, ad esempio, natura, non dico, ah, perché contro natura, in realtà stiamo parlando di natura, perché stiamo parlando del cervello. Il cervello non è naturale, non gli abbiamo ancora messo ormoni dentro per far cambiare niente, il cervello percepisce però la differenza, e quella è naturale, cioè non c'è nessuna Assolutamente, alterazione, appunto. assolutamente. È però vero che appunto c'è ancora tanta confusione sul tema. C'è molta confusione, si associa sempre la transessualità Ah, all'omosessualità non si sa che alla oppure trasfusione. all'essere lesbica. C'è questo binomio che ormai da molto tempo che c'è trans uguale prostituta. Quando una persona trans Pensare va. come veniva chiamati a Milano, infatti, cioè, nel senso, Com'è? no, infatti pensare a Milano come venivano anche chiamati una volta, cioè, legati proprio alla via, e quindi insomma è una cosa appunto. È ancora così però. Ancora così, sì, perché come dire, ci sono alcune aziende o alcune agenzie interinali che quando si presentano le persone trans, specialmente le ragazze transessuali, che hanno una maggiore visibilità rispetto ai ragazzi trans, a chi fa passaggio da femmina Ricordiamo a sempre la famosa distinzione tra M2F e maschio. F2M. M2F è un maschio che trans e diventa femmina, invece al contrario è una donna, una ragazza che diventa invece, che fa la transizione verso il diventare maschio, Esatto, giusto? giustissimo. Transizione che può anche mai terminare in un certo senso, nel senso, io terminare nel senso dico senza un atto finale di cambio di sesso, no? Giusto? Può anche essere una transizione continua senza neanche dover, giusto? Esatto, in effetti il mio pensiero è la transizione continua, nel senso che una persona ha degli obiettivi che li raggiunge, però poi, come dire, la transizione la fa continuamente. Perché è sempre con una rielaborazione della propria identità, del nuovo genere, e quindi la fa continuamente ed è sempre una nuova scoperta, sperimentandosi nel nuovo genere. Insomma, io dico, è una cosa veramente interessante da avvicinarsi. Per cercare di avvicinarsi un po' a questo mondo, so che insomma, sono tanti i momenti in cui, per fortuna, la comunità o comunque alcune associazioni danno la possibilità di avvicinarsi a questo mondo. So che a breve avrai un'importante tavola Sì, rotonda. esatto, il 29 di marzo Arcigay Varese con il gruppo trans Arcigay Varese, dove all'interno si è costituito questo gruppo trans, tra l'altro uno dei coordinatori di questo gruppo è stato un mio utente. Ed è bello appunto che, come dire, i miei utenti a un certo punto si attivano per creare delle realtà in altri paesi, no? Si attivano per cercare di facilitare la quotidianità. E mi hanno invitata a partecipare a questa tavola rotonda in occasione del Transgender Day of Visibility. Ok, giorno della visibilità Esatto, il transgender. giorno della visibilità transgender è una giornata internazionale nata nel 94 da un'attivista americana e si parlerà di transessualità. Ci sarò io, ci sarà anche un avvocato che collabora con me da qualche anno, un avvocato trans, Gianmarco Negri, ci sarà uno psicoterapeuta del territorio che io conosco, Paolo Bozzato, ci sarà anche un, come
transgender non medicalizzato. Sì, perché c'è questa realtà, questa persone appunto non med, persone che si percepiscono del genere opposto, si vivono del genere opposto, ma che non effettuano terapia ormonale né interventi chirurgici. Un altro mondo molto interessante di questo. Quindi, insomma, ecco perché è importante secondo me avvicinarsi a questo mondo e conoscerlo, perché davvero noi non conosciamo forse neanche la famosa punta dell'iceberg, forse neanche quella siamo a conoscenza. C'è davvero un mondo sotto e molto molto interessante che ci può far capire meglio poi appunto anche nei rapporti con gli altri come poterci comportare. Ricordami invece bene come funziona lo sportello trans di Milano. Lo sportello offre accoglienza, ascolto, orientamento, accompagnamento verso i servizi del territorio, io svolgo anche segreto sociale, tutoring educativo. Di solito la persona mi contatta ormai via Facebook attraverso il mio profilo personale, che è più diretto, a volte sulla pagina dello sportello trans, a volte anche via mail o a volte anche attraverso il numero di cellulare del servizio. Per prendere informazioni, per fissare un appuntamento vis-à-vis, dove a volte arrivano all'interno dell'ufficio e mi dicono che loro comunque hanno già preso delle informazioni via internet, però che per loro sarebbe meglio che una persona come me, competente ormai da anni, perché anche su di me hanno preso informazioni, perché ovviamente via internet, via Facebook, mi dicono che vogliono una guida, vogliono una persona competente per avere una guida nel loro percorso. E come dire, io sono, io ogni tanto mi dico, io sono come Dante che accompagno queste anime nel loro percorso di liberazione, emancipazione, evoluzione, dove li accompagno per i primi passi, come un accompagnare per mano un bambino, una bambina, no? Ai primi passetti. Poi ovviamente iniziano a camminare da soli e io li lascio andare. Quali sono di solito appunto le richieste che ti vengono più spesso fatte? Quali sono i punti critici per cui viene chiesto il tuo aiuto? La maggior parte di iniziare un percorso di transizione, ecco, poi appunto la possibilità di un lavoro e quindi all'interno dell'organizzazione abbiamo uno sportello lavoro che si occupa di accoglienza e orientamento a 360 gradi, cioè nel senso cittadini, uomini, donne. E ovviamente io invio la mia utenza e nei loro confronti lo sportello lavoro hanno un occhio di riguardo, cercano di capire un po' le esperienze, le competenze per orientarle al meglio. Come, pensando appunto tu dicevi, all'inizio della transizione, no? Insomma, penso che quello sia il momento più difficile, Sì. perché insomma ti accorgi che qualcosa è diverso, che vieni percepito, dicevi spesso, sei percepito diversamente. Quali sono i consigli che possiamo dare sul vivere il più serenamente possibile quel momento? Perché immagino che sia un momento davvero di grande shock anche a volte, magari, no? Personale. Ma prima che, come dire, si accede la persona che vuole fare la transizione accede a un servizio, diciamo che ci sono dietro anni e anni di rielaborazione. Io quello che sento di solito ogni volta che arrivano all'ufficio, le due domande prassi sono a che età hai sentito di essere un bambino, una bambina diversa dalle altre, e quando, a che età hai avuto la consapevolezza, la coscienza di essere del genere opposto? Perché sono due momenti differenti, in effetti, no? Ah, ok, cioè, c'è un momento in cui mi accorgo che c'è una C'è diversità qualcosa di strano e che non invece il secondo è quando capisco che non capiscono. sono quella cosa lì. Esatto, quando dice, beh, no, io sono quella cosa là, cioè nel senso,
fatto, cioè ho cercato di capire un attimino, di rielaborare, cercando anche di fare una vita, tra virgolette, Sì, normale, sì, sì, sì. normativa, però poi a un certo punto mi sono detta no, io non sono un maschio, ma sono una femmina. Allora lì poi si avvicinano a un servizio preposto per prendere degli strumenti, diciamo, per farsi orientare e farsi guidare per questo inizio di transizione con la terapia ormonale. Ovvio che quel momento è talmente delicato che io suggerisco il sostegno psicologico per affrontare, sì, affrontare la quotidianità, perché è ovvio che, come dire, per una persona trans che ha raggiunto un proprio equilibrio, la terapia ormonale influisce su quell'equilibrio che hai avuto. Infatti spesso mi si fanno le battute, no? Sugli ormoni, sulle cose, Esatto, ma in realtà perché la è proprio così, la terapia ormonale è sconvolgente quasi, nel senso che comunque cambia completamente gli equilibri di una persona. Esatto, influisce molto sulla psiche, e quindi ovvio che oltre che sul corpo, modella il corpo, però influisce sulla psiche e quindi si ha bisogno di un sostegno psicologico per affrontare la quotidianità. Tu parlavi appunto che ci sono questi due momenti, il momento della... si capisce che c'è qualcosa che è strano e poi capisco che... E parlavi di età, nella tua esperienza, si è capito che c'è un'età in cui è più facile o meno facile che questo avvenga? Oppure può avvenire in qualsiasi età, sia da bambini sia più adulti, nella Ma tua esperienza? la fascia che arriva allo sportello iniziano dall'età di 11 anni, accompagnati dai genitori, fino all'età di 70 anni. Quindi c'è una fascia molto ampia che, come dire, per tanti motivi, magari educazione, famiglia, cultura, religione, perché influisce molto la religione, per tanti motivi tante persone magari per 50 anni vivono nel genere in cui è nato o è nata. Magari si sposano, mettono al mondo dei figli, poi a un certo punto si dicono loro stessi: no, questa non è non è la mia vita. Io non ho mai sentito di appartenere pienamente in questa vita perché mi sono sempre percepito, percepita del genere opposto a quello di nascita. E quindi poi da lì Sì, ci si avvicina per poi a. diciamo, non è mai troppo tardi, nel senso che No, no. cioè, fatevi prendere da questo pensiero, nel senso che poi appunto cerchi di darvi una mano, può aiutarvi, non fatevi prendere lo sconforto, anzi, meglio appunto Certo capire che quello bisogna, che è. come dire, tener conto anche delle aspettative. Non si può pensare che magari, non so, a Degli affetti, prima 20-30 parlavi ad anni, esempio anche. esatto, 20-30 anni, non so, arriva una persona che si vuole iniziare e magari, non so, si pensa di voler arrivare a essere Monica Bellucci, per esempio, o la bambola Barbie, cioè, Sì, nel sì, sì, sì. senso. Dipende, cioè la terapia ormonale armonizza il corpo, ma non è che fa stravolgimenti, Non fa miracoli. cioè miracoli, esatto. Invece, prima hai parlato di una cosa interessante, cioè i bambini, 11 anni, accompagnati dai genitori. Cosa possiamo dire a questi genitori? Come, insomma, immagino che per un genitore non sia facile, soprattutto perché è una cosa inaspettata, una cosa che insomma uno non si aspetta. Immagino mille domande, mille sensi di colpa, cosa dovevo sbagliato, cosa avevo sbagliato. Quali sono i consigli che date ai genitori invece? Ma il consiglio ai genitori di essere accanto, ma come lo sono già comunque, quello che vedo io, molti genitori mi contattano direttamente per prendere informazioni, per fare dei colloqui individuali con loro prima e poi con i figli e successivamente. Di solito loro cercano di essere accanto e guidarli in qualche modo. La loro preoccupazione che noto, che vedo, che manifestano è le stesse preoccupazioni di una persona che, come dire, cisgender, una persona che
che nasce, che si percepisce, che sta bene col proprio genere, no? E cioè, tipo, non so, se è felice, se riesce a realizzarsi, se trova lavoro, se trova un compagno, una compagna. Queste sono le preoccupazioni. Perfetto Antonio, guarda, io ti ringrazio, siamo in chiusura, ti ringrazio davvero tantissimo per la chiacchierata di questa mattina. Diamo le coordinate appunto sia dello sportello trans che i tuoi contatti per appunto potersi mettere in contatto con te, chi magari da casa insomma ha bisogno di fare due chiacchiere e proprio vedere magari appunto di entrare in uno di quei percorsi che mettete in piedi. Quali sono le coordinate, i numeri, i contatti? Il numero di cellulare è 3 3 volte 7 079633. Il lunedì, il mercoledì e il giovedì è disponibile. Mentre c'è il sito che è www.sportellotransalamilano.it. Alla Milano, che è l'associazione Ollus con cui appunto è aperto lo sportello trans, giusto? Esatto. Antonio, grazie mille davvero, sei stata Ma grazie a gentilissima. voi. Spero di ritrovarti presto. Ogni volta che qualche nuova manifestazione, evento vieni a contaccio, io sono contento di poter darvi Senz'altro. voce e grazie davvero e complimenti per il lavoro che fai giornalmente. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ringraziamo ancora Antonia Monopoli dello Sportello Trans alla Milano e una peer educator, appunto un'educatrice alla pari, abbiamo sentito cosa significa in questa puntata, io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, vi do appuntamento a domani, sempre qui alle 12.30 in diretta con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.